Bentornato YouTube in questa nuova deck profile di Diegoob. Una piccola rima. A Local ho giocato un nuovo deck, ovvero Bestial Link. Mi piace definirlo così, che perché dà parvenze di Dragon Link, ma al tempo stesso non è Dragon Link. Anche se ho in mente di provare a giocarlo appunto Dragon Link. Quindi vedremo come si evolverà la faccenda. Mi è venuta questa idea. Allora, innanzitutto, con questo deck ho fatto secondo posto al local dell'altro giorno. Non risultato così incredibile, ma vabbè. Ho giocato contro Plowanderees, vinto. Ho giocato contro Marinces, vinto. Ho giocato contro Traptrix, vinto. E ho perso contro Kashtira, che è il matchup più brutto per il deck, dove ho anche briccato 2 game su 2. E questo perché giocavo semplicemente 2 Lubellion. Serve il terzo in questo deck perché lo vuoi vedere, semplicemente. Vuoi vederlo veramente tanto. Avevo semplicemente nostalgia, volevo giocare i Bestial e quindi abbiamo fatto un bel pacchetto completo oggi con 2 Lubellion. La casa poi ci ha offerto 3 Magnamut, che in questo deck cercano ovviamente qualunque tipo di drago. Abbiamo un Druidsfurm molto forte in coppia con Branded Beast. 2 Saronir, perché semplicemente il secondo voleva essere una sorta di altro Lubellion. Inoltre è forte scartarlo con ovviamente Chaos Space, vi sto dicendo ovvietà. E qua c'era un Baldraco a Bestial. Non è servito a praticamente niente. Alla fine comunque sia, questi qua sono mostri grossi, ricordatevi questo. Sono tutti 2005 e sotto volendo Skill Drain se la giocano abbastanza bene, che non ho giocato in realtà Skill Drain. Qua ovviamente ci sono i 2 draghi del caos. Per completare il repartino ci sono questi Seifert Common, che voglio cambiare al più presto ovviamente. E fortissimi i 2 draghi, il drago nero e il drago bianco. Penso che se fossero a 2 o addirittura liberi come in OCG, credo siano liberi, questo deck sarebbe giocatissimo. Sono assurdi, messi in coppia con Regained, che è una delle carte più forti di sto deck, e con Chaos Space. Sti qua sono materiali infiniti, sono veramente materiali infiniti. Abbiamo anche 2 Metal. Oltre Metal abbiamo anche il Drago Metallico Scuro Occhi Rossi. E in più abbiamo il Caduto di Albatz con Albion. Molto forti. Questo perché semplicemente portarli con la palla è un bel po' forte. Un bel po' forte. Albion manda al cimitero volendo la copia di Branded Regained che hai nel deck. Quindi oltre a Saronir è un modo per mandarla al cimitero e quindi risettarla volendo. E in più ovviamente si gioca il pacchetto dei draghi metallici, che non è così incredibile. Serve per lo più a fare palle passo, che comunque sia è una possibilità. E in realtà Albatz serve per lo più per evocarlo di palle appunto, e fonderci in Mirror Jade. Abbiamo poi le HT, che sono dei gamma che con Chaos Space sono belli comodi da avere, e le Ash. Questi erano i mostri. E andiamo con le magie. Del main, non so se l'ho già detto, ma probabilmente metterei un Lobelion in più, chiaramente, appena riuscirò a prenderlo. E qualche normal in più in realtà. Forse ci vuole il terzo Black Metal, però per ora facciamo finta che ci sia. Che basti. Chaos Space, 2 Regained, perché ripeto è fortissima. Book of Moon, Tattiche, 1 Itch, Beast e 3 Imperma. Di queste mi sono piaciute abbastanza tutte. Regained 2 è molto buona come cosa, anche perché banalmente ti tiene attivo quell'Albion e quindi puoi comunque pescare uno facendo Foolish della seconda copia. Magari l'altra l'hai già mandata di Saronir. Le Impermanence non mi dispiacciono, non mi sono dispiaciute affatto. Possono diventare benissimo dei Veiler però, quindi probabilmente li testo. Veiler al posto di Impermanence.
però in perma comunque sia molto buona. 40 carte ovviamente. Pisti e Striker, questi servono semplicemente per linkare i draghi. Mascherena, due palline, Dark, il BLS, Unicorn, Axescod e Atun che è straforte, Gaia, Zeus, Albion, Mirror Jade e infine Omega. Questo per quando evochi Gamma e Driver, è un target volendo se non vuoi fare Mascherena. Sì, poi l'ho giocato semplicemente per questo, puoi farlo. E Albion e Mirror Jade, Mirror Jade per lo più per appunto fondere con l'Albatz e Albion per avere comunque sia una carica di Mirror Jade. Quindi tecnicamente non passi per Albion per fare Mirror Jade, fai direttamente Mirror Jade e poi fai Foolish di Albion e con Albion prendi Oregained o Setti Beast. Forse ci giocherei Lubellion anche per avere più accesso a Mirror Jade quando evochi Albatz. Atun veramente forte, evoca un qualunque drago da deck. Basta, non aggiungo nient'altro. Questo era il pacchetto per Zeus. Access Code e il Soldier of Chaos erano in ballottaggio. Alla fine ho deciso di metterli entrambi. Prima del Soldier of Chaos c'era una pollusa, vi dico la verità. Però ho detto, non mi sembra così risolutiva. Meglio il Soldier of Chaos, che se almeno lo metto davanti a Kashtira fa davvero fatica a toglierlo. Due palle sono forti, Nightmare Unicorn è forte pure lui. E Dark è stata una scelta semplicemente per fare Link Climb e inoltre da me si giocano mazzi ancora con tipi oscurità come per esempio Sprite che oggi non c'era. Questo era l'extra deck. Proseguiamo con il side. Droll non è servito a niente, non l'ho mai giocato, però nella parte teorica sarebbe servito. Radian è forte, Spolverino, Cosmic e Cosmic, Giudizio Solenne e Eradicator. Side abbastanza semplice in realtà. Questo era il deck. Vi ho detto delle cose che cambierei, cose che non mi sono piaciute, cose che voglio provare e niente, lasciate un mi piace e iscrivetevi se ancora non lo avete fatto. Passate anche dalla Gilda che trovate in descrizione, avete il codice a sconto di Egub se volete ovviamente acquistare prodotti di Yu-Gi-Oh! Dalla Gilda per supportare anche il canale. Quindi direi che non c'è nient'altro da aggiungere, mi fa un po' pena aver giocato un giudizio collector e altri due ultra, però questo c'è in casa. Ciao ragazzi, alla prossima.